Buonasera a tutti, io mi presento, visto che giustamente non mi conoscete, sono Alessandra Broccolini, sono un'antropologa, insegno alla Sapienza di Roma, insegno antropologia culturale, antropologia dei patrimoni culturali, però sono qui soprattutto in rappresentanza di un'associazione che si chiama SIMBDEA, un acronimo un po' brutto che sta per Società Italiana per la Museografia e i Beni Demo-Etno-Antropologici, che è un'associazione di antropologi, diciamo, professionisti che si occupano di beni demo-etno-antropologici, che sta sostenendo appunto il processo di candidatura del quale abbiamo parlato prima. Studio da molti anni i carnevali nella zona della Campania e quindi chiaramente sono stata particolarmente interessata alla proposta che ci ha fatto Scafoglio, professor Scafoglio, qualche anno fa, appunto di sostenere anche da un punto di vista anche pratico il processo di candidatura. Forse ecco, rispetto agli interventi che mi hanno preceduto, di chi studia la maschera di Pulcinella da anni, forse può essere utile questa sera portare un po' il discorso invece proprio sul processo di candidatura, perché è un qualcosa che probabilmente molti di voi non conoscono, cioè effettivamente le candidature UNESCO sono un ambito abbastanza opaco. Che spesso non si conosce per quanto diciamo sia come dire, il percorso. Allora, la candidatura UNESCO per il patrimonio culturale immateriale, cioè per l'iscrizione di un bene immateriale nella lista rappresentativa, perché poi è questo che si tratta, cioè si tratta di fare un processo, un percorso internazionale che porta un determinato, viene chiamato elemento culturale immateriale, ad essere iscritto in questa lista rappresentativa dell'UNESCO, che non è, come dire, la lista che riguarda il patrimonio mondiale, il World Heritage, che si rifà alla convenzione del 1972, ma è una lista che si richiama ad una convenzione più recente che è stata stipulata tra i paesi membri che hanno aderito nel 2003 e che l'Italia ha ratificato nel 2007. Questa lista rappresentativa è una parte della convenzione, perché la convenzione UNESCO sul patrimonio immateriale che, tra parentesi, c'è da dirlo, ha rappresentato una novità e anche una piccola rivoluzione nell'ambito dei beni culturali, del patrimonio, perché in qualche modo finalmente ha portato l'accento sugli aspetti antropologici della cultura, laddove in precedenza vigeva ancora un'idea tutta molto monumentale e, come dire, materiale, cioè oggettuale del patrimonio. Invece con questa convenzione internazionale un po' a livello planetario, possiamo dire, viene finalmente riconosciuto il valore delle forme culturali e quindi possiamo dire anche della dimensione proprio antropologica della cultura. È una convenzione importante perché, oltre a questi aspetti che ho già detto, in qualche modo riconosce finalmente, possiamo chiamarlo, il valore sociale del patrimonio, cioè riconosce l'importanza che questi aspetti immateriali della cultura, e quindi parliamo delle pratiche espressive, rituali, saperi, gli aspetti coreutici, musicali, eccetera, eccetera, l'importanza che hanno proprio ai fini identitari, ma identitari nel senso buono del termine, non nel senso esclusivista, no? E, come dire, rigido, ma nel senso proprio della favorire la partecipazione sociale e culturale della cittadinanza nel proprio contesto culturale. Quindi è una convenzione piuttosto importante da questo punto di vista. L'Italia, come si diceva, ha ratificato nel 2007 questa convenzione. Noi come SINDEA, come antropologi appunto che lavorano in questo campo, seguiamo parecchie candidature, a partire da quella sulla dieta mediterranea, la rete delle grandi macchine a spalla, che voi sicuramente conoscerete con la festa dei Gigli di Nola, Santa Rosa di Viterbo e altre feste che sono state appunto iscritte nella lista UNESCO, e seguiamo alcuni di questi processi di candidatura. Ecco, forse, visto che non ho molto tempo, sarà utile mettere a fuoco alcune questioni che riguardano queste candidature. Allora, innanzitutto si tratta, e questo lo dico perché con questo progetto io sono stata veramente felicissima di aderire come Sindea a questo progetto di candidatura della maschera di Pulcinella, perché credo che sia una candidatura fortissima. Fortissima perché la maschera di Pulcinella, l'abbiamo detto poc'anzi, è una maschera universale e nello stesso tempo radicata nei territori, che assume una infinita varietà di forme, ma tutte riconducibili a degli elementi piuttosto
universali. E questo è un elemento di grande forza, soprattutto nel nostro paese, dove la maschera, appunto, abbiamo visto, assume moltissime forme, soprattutto in Campania, dove è presente veramente in maniera forte, non solo nel carnevale, ma nell'artigianato, nel teatro, nella comunicazione, eccetera, eccetera. Ma non sono io, ovviamente, che devo parlare di questo, ma più che altro del processo di candidatura. E le candidature UNESCO sono dei percorsi, lo dico perché appunto i prossimi anni ci vedranno molto impegnati da questo punto di vista. Sono dei percorsi internazionali che vengono promossi dal basso, si dice oggi, quindi sono dei processi bottom-up, cioè che nascono dalle comunità, nascono da, appunto da comitati, da gruppi di cittadini e anche di esperti ovviamente che si uniscono perché vogliono che venga riconosciuto il valore di questi elementi. Ma sono dei percorsi molto molto insidiosi e molto complessi. Quindi dicevo prima che la maschera di Pulcinella è una maschera fortissima, cioè è un elemento culturale fortissimo nel nostro paese, quindi non solo in Campania, non solo in Abruzzo, non solo, ma a livello nazionale, però è una candidatura complessa, complessa proprio perché la maschera di Pulcinella è presente un po' ovunque, quindi è presente a vari livelli, non ultimo nella comunicazione, quindi nella paleontologia, cioè in tutti gli ambiti del linguaggio dove appunto ha lasciato delle tracce profonde. E quindi questo comporta che a livello di dossier di candidatura, che abbiamo già presentato, che è in valutazione, quindi c'è una fase che si sta portando avanti, e è una candidatura complessa che quindi comporterà molto lavoro e soprattutto la cosa importante che riguarda l'incontro di oggi richiede, ecco perché appunto mi è stato chiesto di firmare, diciamo, l'adesione sia dei singoli cittadini che delle realtà associative a questo progetto di candidatura, perché richiede la massima partecipazione delle realtà associative e delle comunità. Cioè, quello che sta a cuore, possiamo dire, all'UNESCO è che la candidatura non sia il frutto solo di un soggetto, ma sia una realtà molto partecipata e che quindi rappresenti veramente una volontà quasi corale, possiamo dire, di un'area che può essere un'area, diciamo, culturale o più aree culturali transregionali. Una cosa molto importante da mettere a fuoco sulle candidature è che non si tratta di processi in qualche modo di premiazione di qualcosa, cioè sono dei riconoscimenti, è vero, che quindi vengono vissuti giustamente dalle comunità come delle vittorie, no? Abbiamo vinto l'UNESCO, abbiamo vinto l'iscrizione, però in realtà non sono un punto di arrivo. Questa è una cosa molto importante perché in realtà sono dei processi di responsabilizzazione delle comunità, perché nel momento in cui l'UNESCO iscrive, dopo un lungo percorso internazionale che arriva finalmente al comitato intergovernativo, nel momento in cui la maschera di Pulcinella, che poi non è la maschera, ma sono tutti gli aspetti immateriali, quindi espressivi legati alla maschera, viene iscritta nella lista, da lì si comincia. Quindi non è un punto di arrivo, in realtà è un punto di arrivo perché così viene vissuta poi dalle persone, cioè ce l'abbiamo fatta. Però quello significa che lo Stato italiano e le singole comunità dei carnevali, Assessore degli Cavallorigia. artigiani, degli attori di teatro, eccetera, eccetera, si impegnano da quel momento a salvaguardare quell'elemento. Quindi la candidatura, in realtà l'iscrizione alla lista, sta a significare che c'è una volontà che è locale, regionale, ma è anche nazionale del Ministero, presumibilmente del Ministero dei Beni Culturali, che si impegnano a far sì che quell'elemento venga trasmesso di generazione in generazione, per quelle che sono le pratiche espressive, diciamo, i saperi dal punto di vista artigianale, e non mi riferisco solo all'artigianato quello, diciamo, statico, ma soprattutto anche a quello legato alla maschera, proprio alla realizzazione della maschera, come sto vedendo in fondo la maschera di Castiglione Messermarino, cioè perché ci sono dei saperi che sono legati ovviamente alla realizzazione della maschera, ma anche all'esecuzione, quindi gli aspetti coreutici, la gestualità, la mimica, eccetera, eccetera. Questo è molto importante, la consapevolezza delle comunità, e su questo credo che noi lavoreremo nei prossimi anni. C'è un grande fermento in Italia intorno alle candidature UNESCO. Dal 2007 a oggi ci sono tantissimi territori che stanno cercando a livello ministeriale, sia il Ministero per le politiche agricole che il Ministero dei beni culturali, stanno cercando di far riconoscere elementi del proprio patrimonio che ritengono siano fondamentali. C'è una lista d'attesa enorme nei ministeri perché ovviamente sono molte le richieste di candidature, ma io penso che questa candidatura abbia una potenza, come è stato detto da poco,
è una forza che travalica diciamo, i progetti localistici che a volte si producono intorno a singoli territori. Ci sono dei territori che magari hanno delle feste locali molto sentite, che giustamente vogliono riconoscere, no? Vogliono in qualche modo veder riconosciute a livello internazionale, no? Perché oggi viviamo in un mondo globalizzato in cui non ci si accontenta più di partecipare alla propria festa, ma in qualche modo si vuole un riconoscimento mondiale, no? Questo è un bene, ma è anche un rischio, perché essere sotto i riflettori del mondo significa anche avere in qualche modo dei vincoli, no? C'è stata, per esempio, di recente un episodio, lo dico proprio come, non è proprio un aneddoto, ma è proprio vero e proprio una cosa che è accaduta da poco. C'è stato un carnevale in Belgio, il carnevale di Horst, che era iscritto nella lista UNESCO del patrimonio immateriale, che è stato da poco ritirato dalla lista UNESCO. È stato il primo caso di, diciamo, cancellazione di un elemento immateriale dalla lista UNESCO, perché nel corso di questo materiale, di questo carnevale, diciamo, a livello satirico, venivano utilizzate anche delle maschere che rievocavano, per esempio, la dominazione nazista, quindi i simboli, le svastiche, eccetera, eccetera. Chiaramente venivano usati in una veste satirica, e questo ha suscitato delle grandi polemiche. Quindi, per far capire che prima dell'iscrizione UNESCO, quel carnevale magari aveva sempre, diciamo, avuto le sue modalità di svolgimento. Nel momento in cui è stato sotto i riflettori, a livello internazionale, ovviamente tutti i giornali ne hanno parlato, e la cosa ha fatto grande scalpore. Quindi questo significa che nel momento in cui la maschera di Pulcinella, i saperi, le pratiche dovessero essere iscritti nella lista UNESCO, ovviamente vorrà dire che saremmo tutti più responsabilizzati a che questo elemento della nostra cultura regionale, nazionale, in qualche modo sia trasmesso e salvaguardato ai nostri posteri. Grazie.